Presentata a Barletta la lista dei candidati di Articolo 1 Movimento Democratico Progressista a sostegno del candidato sindaco dottor Dino Del Vecchio, la presentazione è avvenuta presso la sede del comitato elettorale in via Luigi di Cuonzo. Presentato inoltre ai cittadini presenti e alla stampa il programma elettorale per il governo della città, che vuole essere anche un grande messaggio di rinnovamento della politica con volti nuovi, giovani e professionisti, un nuovo corso per Barletta. Beh, oggi diremo ai cittadini quello che abbiamo detto sin dall'inizio di questa nostra bellissima avventura elettorale, che noi siamo il vero nuovo che avanza di fronte ad un centrodestra che ha raccolto la parte più vecchia della politica barlettana. Di fronte a un centrodestra che non ha neanche il coraggio della propria identità e che rinuncia ai propri simboli, noi siamo gli unici veri partiti ancora degni di questo nome, ancora orgogliosi della nostra identità, che rivendichiamo la nostra azione politica. Oggi presentiamo la lista di Articolo 1, è un movimento politico che è fondatore di Liberi e Uguali alle scorse elezioni del 4 marzo. È una lista che ha un profilo completamente trasversale, nel senso che ha al proprio interno sicuramente il mondo del lavoro, il mondo delle attività del lavoro dipendente, della vicinanza al sociale, dei giovani professionisti, e quindi lo spaccato della lista è esattamente voluta a questa maniera. Sono tutte persone alla loro prima esperienza come candidati, e quindi teniamo molto al fatto che la cittadinanza colga l'opportunità di votare un cambiamento effettivo della classe dirigente locale.